Con la presenza del ministro della Cultura Gennaro San Giuliano, il governo ha voluto dare un segnale forte a Napoli in occasione delle celebrazioni per il 25 aprile. La città medaglia d'oro per la resistenza, in occasione degli eventi legati al ricordo della liberazione, ha organizzato le consuete manifestazioni, due le cerimonie istituzionali, prima al mausoleo Schilizzi a Posillipo, dove sono sepolte le salme dei 17 concittadini morti durante le quattro giornate, e subito dopo in Piazza Carità, davanti al monumento intitolato a Salvo d'Acquisto. Con il sindaco Gaetano Manfredi e il ministro della Cultura San Giuliano, anche l'ex presidente della Camera Roberto Fico. Oggi non ci devono essere alcun tipo di polemiche, ma è la festa dell'unità di tutti, perché il 25 aprile rappresenta la liberazione, è un giorno importante per il nostro paese, e quindi tutti insieme dobbiamo affermare i principi e i valori costituzionali. La Costituzione è antifascista, non c'è ombra di dubbio su questo. La Costituzione nasce sulla lotta al fascismo, che è stato un regime, una dittatura vergognoso, in accordo col nazismo. Il tema è e resta l'unità in un paese che con il governo di centrodestra sembra dover fare i conti quotidianamente con un passato che fatica a essere superato. In piazza anche il prefetto Claudio Palomba, esponenti delle istituzioni locali e neopresidente del Premio Napoli Maurizio De Giovanni. Manifestazione anche del sindacato dei giornalisti Suggici in piazza Borsa, nei pressi delle pietre d'inciampo, e i rappresentanti dei sindacati tradizionali CGIL, CISL e UIL. È una grande festa unificante che deve mettere insieme il paese, partendo da quello che è stato il sacrificio nella lotta nazifascista. Su questo non ci possono essere tentennamenti, perché la nostra democrazia è nata dalla liberazione.